C'è una manciata di noccioline, don Lupin, sfameremo il nostro popolo, salonghe, prosciutti, salami e salsiccia secca a volontà. Forza gente, venite al tavolo che cominciamo la tombola. Oh, Mark Band, eh? Tutti i sabati e domeniche, ma chi? Alla cooperativa Treponti. Vuoi ritrovare l'atmosfera del Natale, il piacere delle tradizioni, la magia della festa più bella? La pasticceria Le Terrazze ha creato per te la casa del Natale. Originali idee regalo, classici e gustosi dolci natalizi, tutti di produzione propria. Ti aspettiamo tutti i giorni per farti vivere e assaporare un dolce Natale. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi, con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti, direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. Regini, per un regalo sempre verde, vi aspetta in località Chiaruccia e a Villanova di Montemaggiore. Domenica 7, insieme a Babbo Natale, fai il tuo alberello da portare a casa. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Puntata, torniamo da Reverde Regini Garden a Chiaruccia di Fano, dove è già Natale. Già Natale e troviamo tantissimi addobbi per le nostre case, ma anche tante piante che sono una delle essenze del Natale, perché tanti sono i simboli del Natale, giusto Luana? Sì, e soprattutto quelli che ci riportano all'odore del bosco, no? Come l'abete, il muschio, il vischio. Non a caso sono tutte piante che poi troviamo all'aperto. Ecco, quindi sono piante magari che nel periodo invernale non siamo abituati a pensare che sono in casa. In realtà ci sono tante cose in casa esterne di piante, alberi, come l'albero appunto. Ci sono le stelle di Natale, ci sono tanti fiori natalizi. Sì, le stelle di Natale crescono spontaneamente in Messico, poi noi ce le portiamo in casa e da noi hanno un buon risultato. Logicamente avendo un clima mite loro, d'inverno noi più freddo, siamo costretti a tenerle in casa. Mentre l'abete è il contrario, una pianta che è nostra, cioè vive all'esterno e la dobbiamo portare in casa tardi. Io consiglio sempre di fare l'albero per l'8 di dicembre in modo che gli aghi resistono al caldo delle case e cadono meno e l'albero si può recuperare. Ecco, infatti spesso magari siamo portati ad utilizzare un albero di Natale sintetico, però non è vero che usando l'albero naturale è qualcosa di negativo, perché la pianta comunque è molto resistente, quindi si può benissimo fare l'albero di Natale in casa con un albero vero. Allora, si può fare con l'albero vero, diciamo che prima degli alberi sintetici veniva fatto esclusivamente o con rami o comunque con alberi veri, e la differenza è che oggi gli alberi vengono coltivati nei vivai, quindi non sono strapiantati dal bosco, e la cosa appunto che dicevo per mantenerli, la cosa migliore è comunque non fargli mancare l'acqua e non avere un vaso, cioè non avere una pianta molto grande in modo che il pane di terra sia compatto, la radice compatta e la pianta resiste. Ecco, quindi avere anche un bellissimo albero di Natale nelle nostre case oltre alle piante che dicevamo. Tra l'altro qui da Reverde Regini Garden ci sono anche degli appuntamenti per i grandi ma anche per i più piccoli per trascorrere il Natale in compagnia. Sì, è una vecchia tradizione la nostra di fare laboratori o eventi per i bambini e ci teniamo ogni anno
poter diciamo trasmettere qualcosa che i bambini poi ricordano nel tempo, no? Come il profumo, come dicevo, del bosco, avere una pianta vera, e questo lo faremo il 7 di dicembre, daremo a tutti i bambini che faranno laboratorio una pianta da addobbare vera, logicamente, e poi loro se la porteranno a casa, proprio per il gusto di comunque accudire, di avere con sé una pianta viva da mantenere. E andiamo a scoprire come fanno l'albero di Natale i bambini fanesi. Abbiamo queste tre belle bambine che si chiamano Nina, Viola, Maya. Chi di voi fa l'albero vero a casa? Tu hai l'albero vero a casa, quindi ogni anno un albero. Sì. E come mai? Non lo so. L'abbiamo visto vero e l'abbiamo comprato perché mi piacciono le piante. Ecco, ti è piaciuto subito. Chi ha poi le piante a casa vere? Una... Cos'hai tu? La stella? Sì. La stella di Natale, quella rossa? Sì. E chi mette anche il muschio nel presepe? Il muschio. Il muschio. Io. Andiamo a vedere chi fa l'albero a casa, però prima chiediamo i nomi a questi bimbi. Linda. Tizia. Letizia. Karim. Elia. Gioele. Ecco, voi fate l'albero a casa? Sì. Sì? Sì. Qualche volta. Letizia, lo fai l'albero a casa? Sì. Che colore? Verde. Verde. E voi invece? Verde. Gli addobbi? Rossi. Bianchi, rossi e gialli. Bianco. Viola. E poi cos'è che vi dà l'idea del Natale? Cosa avete a casa che vi fa pensare al Natale? Le palline. Gli animaletti di stoffa. Lanterne. Le lanterne. Le piante chi ce le ha a casa? Che piante hai, Elia? Le orchidee. Le orchidee, te? Anche io. Le orchidee anche te. E il profumo delle piante vi piace degli alberi? Sì. 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 Anche te. Chi è che ha fatto la lettera a Babbo Natale o pensa di scrivergliela? Nintendo. Il Nintendo vuoi? Gli hai chiesto il Nintendo. Te? Io vorrei scrivere, adesso non mi viene in mente. Nintendo. Il Nintendo anche te. La PS4. Ah, tutti i regali tecnologici. Allora dite un po' buon Natale. Anche te tecnologico, cosa? Una macchina fotografica per mio fratello. Ah, e per te? Niente. Dove l'hai lasciato tuo fratello? Perché non l'hai portato? Non lo so. Era a casa con un suo amico. Fate gli auguri di Natale a tutti quelli che ci guardano. Auguri! Auguri. Auguri di buon Natale. Auguri. Letizia? Di auguri? Auguri. In anteprima abbiamo Babbo Natale qui con noi da Reverde Regini Garden. Lui è venuto a trovarci, ma tornerà il 7 dicembre nel pomeriggio. Per che cosa, Babbo Natale? Tornerò per raccontarvi questa fiaba che si chiama I Signori della Terra. I Signori della Terra sono le piante. Questa fiaba viene raccontata dal nonno Olmo al nipotino Pietro. E invito a tutti i bambini a venire qui al Reverde Regini Garden il 7 dicembre. Per concludere questa puntata facciamo gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci guardano da casa, bambini. Facciamo gli auguri. Buon Natale! E concludiamo questa bella puntata natalizia. Ringraziamo Reverde Regini Garden per averci ospitato e che è anche nostro sponsor, insieme a Galleria Auchan di Fano, Tecnolegno e Autoagenzia Buldrighini. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito.
sera con me. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi, con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti, direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. Regini, per un regalo sempre verde, vi aspetta in località Chiaruccia e a Villanova di Montemaggiore. Domenica 7, insieme a Babbo Natale, fai il tuo alberello da portare a casa. Vuoi ritrovare l'atmosfera del Natale? Il piacere delle tradizioni? La magia della festa più bella? La pasticceria Le Terrazze ha creato per te la casa del Natale. Originali idee regalo, classici e gustosi dolci natalizi, tutti di produzione propria. Ti aspettiamo tutti i giorni per farti vivere e assaporare un dolce Natale. C'è una manciata di noccioline, don Lupin, sfameremo il nostro popolo, salonghe, prosciutti, salami e salsiccia secca a volontà. Forza gente, venite al tavolo che cominciamo la tombola. Oh, Mark Band, eh? Tutti i sabati e domeniche, ma chi? Alla cooperativa Trepone. Alla Coop Trepone.